Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo come sostituire tutte le lampadine dei fari anteriori in maniera da ordinare soltanto le lampadine che ci servono e non fare errori, eccetera. Questo video è per tutti coloro che devono andare a sostituire le lampadine e vogliono andare a botta sicura. Adesso vi faccio vedere tutto il faro e anche la parte sotto del faro del fendinebbia di che lampadine ha bisogno. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un commento, un like e di condividere questi video. Vi farò vedere tutto da questo fanale qui, quindi da davanti è il destro, perché è più semplice da raggiungere e da farvi vedere. Innanzitutto la striscia LED che vedete quando accendete il faro, quella non si può fare niente. Se vi parte quella, bisogna cambiare tutto il faro. Se invece si fumino le altre lampadine, ad esempio qui, questo è un tappo. Si tira via il tappo. Ora vi faccio entrare dentro. All'interno vedete che c'è questa lampadina con questo pattino tirato verso l'alto e portato all'indietro. Ed eccoci qui. Questa è la prima lampadina che abbiamo. Questo è il faro abbagliante. Io ho adesso montato una cassette, perché è una cassette, ma è a LED della Melograno 51, che fa paura, quindi vi invito in descrizione di andare a vedere le lampadine che ho montato per questo tipo di faro. Questa basta semplicemente tirarla. Viene via anche con una mano. La reinseriamo, basta semplicemente inserirla nel foro e la spingiamo dentro e fa un click, che è questo, e lei è reinserita. Mentre per quanto riguarda la freccia, che è qui, questa qui arancione, si trova qui. Questo va ruotato in senso anti-orario e la estraiamo. Per toglierla, anche questa va ruotata, la togliamo. Questa è una PY21W, già colorata, già arancione, perché se la prendete bianca vi fa la luce bianca. Andiamo a rimetterla nel supporto e giriamo, questa volta in senso orario, ed abbiamo fatto. Per quanto riguarda invece il fendinebbia, dobbiamo spostarci sotto. Troveremo questa entrata. Dobbiamo abbassare. Inseriamo la mano qui dentro, andiamo verso la lampadina, la troveremo e andrà ruotata, anche questa in senso antiorario, e viene giù la lampadina. Questa basta sollevare questa parte e si tira via. Anche questa io l'ho sostituita con una lampadina LED, l'originale era questa, che è un H16. Io l'ho messa a LED sempre della Melograno. Per rimontarla basta ricollegarla, la facciamo passare dentro, troviamo il buco e la facciamo ruotare in senso questa volta orario. Richiudiamo tutti gli sportellini, rimettiamo anche il tappo nel faro sopra e tutto il fanale davanti è fatto. Una cassetta per gli abbaglianti, il resto è a LED. La lampadina della freccia è una PY21W e sotto c'è un H16. Io ho sostituito le lampadine che mi interessavano, quindi quelle con la luce gialla, le ho sostituite con delle luci a LED che mi piacciono molto di più. Le trovate in descrizione se volete anche voi fare questa sostituzione. Nel prossimo video vedremo la parte posteriore. Ragazzi, spero di essere stato utile. Ricordatevi di iscrivervi al canale e di lasciare un commento, un like. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!